Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e anche oggi tantissime novità per quello che riguarda il futuro di Fortnite. Ed è davvero molto facile sapere che oggi ci sarà la prima fase del torneo competitive. Ne abbiamo parlato anche ieri. Tutti i tornei sono stati praticamente liccati, alcune date ci sono, altre non ci sono, ne parleremo oggi, ma vi faccio vedere anche delle news davvero interessanti per l'arrivo di nuove skin, della nuova skin della Icon Series e tanto altro. Prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator Xyuderone. Grazie mille ragazzi per il vostro sostegno. Mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news. E allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi, che si tratta della patch 15.20. Ne abbiamo già parlato ieri, abbiamo visto delle modifiche. La patch dai test server è stata portata agli staging server, quindi era in procinto di essere rilasciata e finalmente ragazzi abbiamo la conferma ufficiale che settimana prossima potremmo giocare con il nuovo aggiornamento di Fortnite. Molto probabilmente la patch arriverà tra martedì e mercoledì. Non sappiamo ovviamente quali siano le cose che vedremo nell'aggiornamento, ma ci auguriamo ovviamente di poter avere un bel update, bello sostanzioso, che diciamo serve tantissimo. Andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi, perché si tratta proprio di lui, ragazzi, The Greg Fortnite Guys, se volessimo chiamarlo con il suo nome completo. È stata annunciata direttamente da lui la sua nuova skin. Farà parte del set delle Icon Series ed ecco qua questa immagine ufficiale. Come vedete sotto di me c'è la G, che è praticamente il logo di Greg, e alla destra invece una sagoma che possiamo vedere meglio anche in questa immagine, la sagoma della sua skin. Greg l'aveva già anticipata, poi aveva fatto anche quel troll dove in realtà non si capiva bene se c'era, se non c'era. In realtà era una specie di pesce d'aprile che loro hanno negli ultimi giorni di dicembre rispetto a noi che lo abbiamo appunto ad aprile. E domani, anzi oggi ragazzi, alle ore 19, la skin verrà svelata a tutto il mondo direttamente nella sua live. Quindi nuova Icon Series dopo l'Usufruit Ninja, che sono quelle più importanti, e tutte le altre. E andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi, perché parliamo di tornei competitive. Finalmente ci sono tutte le immagini dedicate ai tornei che sembrerebbero essere tutti in trio. Vi ricordo sempre, ragazzi, che dovete avere il 2FA abilitato, quindi l'autenticazione a due fattori. Mi raccomando, ragazzi, fatela, ci vuole veramente poco. Trovate i video ovunque su come farla. Questa immagine che vi ho appena fatto vedere si chiama, o meglio, è relativa al Mondays Are Money Battle Royale Cash Cups, quindi questo sarà il nome del competitive. Questo evento ha premi in denaro ed è disponibile solo per i giocatori che sono arrivati in Lega Campioni, quindi ragazzi, 6.000 punti in arena. Questo torneo è giocato in un unico round, quindi fai molta attenzione. Tanta roba, ragazzi, one round solo, Olli, tanta roba. Dovrebbe cominciare non questo lunedì che arriva, ma quello ancora dopo. Questa invece è l'immagine più importante, perché è il torneo che ci sarà proprio oggi alle ore 19. Il nome corretto è il Friday Night, ovviamente Bragging Rights. Ed eccolo qua, ragazzi, questa è la sua descrizione. Il tuo team deve essere nella stessa piattaforma, quindi dovete giocare solo con i vostri amici che hanno la vostra stessa console, oppure hanno il PC, oppure da mobile.
verrai matchato contro altri team che sono ovviamente della tua stessa piattaforma. E tra parentesi vediamo appunto che le piattaforme sono computer, PC, Xbox o PlayStation, Nintendo Switch, mobile e touch. Touch io cosa ne sarà, il tablet probabilmente, sinceramente non ho idea del perché abbiano messo anche la sezione touch separata. E vi ricordo, questo torneo comincia questa sera ragazzi e dovrebbe essere il venerdì, due venerdì al mese. L'ultima immagine invece la vediamo con il nostro Mesmer, questo è il nome della skin arrivata in season 8 del capitolo 1 e si chiama Hype Cup. Anche qui si gioca in trio ragazzi, questo invece è un torneo un po' più blando perché entra in questo torneo per guadagnare un bel po' di punti hype che ti permetteranno di boostarti i tuoi punti e quindi di raggiungere la Lega Campione più velocemente. Non sappiamo ancora la data di questo torneo, quindi è aperto comunque a tutti i giocatori, non serve assolutamente nessun punteggio per partecipare, quindi anche qua trovate i vostri amici, ricordatevi sempre di giocare nella stessa piattaforma e verrete matchati. Tanta roba ragazzi per tutti questi tre nuovi tornei competitive. E andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi, perché è una notizia molto importante che riguarda una nuova acquisizione da parte di Epic Games di una casa software veramente famosissima. Parliamo della Road, della RAD. La RAD ragazzi è una casa di sviluppo che si è concentrata sulla compressione dei file di gioco. Come sapete, nella patch 15.0 o nella 14.80, l'ultima che è uscita prima della 15, abbiamo avuto una grandissima modifica nei file di gioco, quindi la totale compressione di Fortnite, il che vuol dire che se prima Fortnite sul PC pesava qualcosa come tipo 60 giga, se non di più, adesso se andate a controllare non ne pesa più di 24. E tra l'altro, se andate nel launcher di Epic Games, potete spuntare, togliere la spunta sulle texture, quelle ad alto livello, per guadagnare altri 14 giga di spazio. Questo ovviamente è fatto per chi gioca con dei computer meno potenti. L'acquisizione di RAD è davvero una roba interessante, come dice direttamente il CEO di Epic Games, Kim Libreri, dice: sappiamo in prima persona quanto sia impressionante la tecnologia di compressione di RAD. Dopo averla utilizzata per migliorare il tempo di caricamento e la qualità dei nostri giochi più popolari, incluso Fortnite, il team RAD include alcuni dei principali esperti mondiali di strumenti di compressione. Ovviamente tutte le case che erano sotto RAD, tutte come si dice, i giochi sviluppati, non verranno ovviamente lasciati. Epic Games continuerà lo sviluppo dei software di compressione anche per loro, e rispondono ovviamente da RAD. Il CEO dice: il nostro lavoro con Epic risale a decenni fa e unire le forze è un passo successivo naturale. Quindi ragazzi, aspettiamoci tanta roba anche nel futuro di Fortnite per quanto riguarda la velocità del gioco e i tempi di caricamento. Insomma ragazzi, io anche per oggi tutte le news ve le ho dette, vi ringrazio tanto per aver guardato questo video, mi raccomando non vi dimenticate il like raga, un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale e a me mi trovate adesso in live su Twitch. Ciao! Non parte mai l'altro.